Benvenuti a una nuova puntata di Book Reporter. Oggi siamo con Marco Iacona, giornalista, saggista, autore di pubblicazioni, tra i quali citiamo 1968, Le origini della contestazione globale, Il maestro della tradizione, ma oggi è con noi per parlare del suo libro sui Peanuts, la famosissima saga di Charlie Brown. Grazie, grazie Alessandro, grazie mille. Allora, quando si parla di fumetti è inevitabile ricordare i Peanuts, che sono arrivati in Italia molto in ritardo rispetto alla loro prima pubblicazione negli Stati Uniti, ma con un successo immediato. Come mai? Quando ci sono questi straordinari successi è chiaro che le ricette sono complesse. Diciamo così, dagli anni 60 agli anni 80, all'inizio dalla metà degli anni 60 all'inizio degli anni 80 c'è una grande popolarizzazione del fumetto in Italia. Considera poi che i Peanuts hanno avuto la fortuna di avere una casa editrice quasi tutta per loro e una rivista del 1965, famosa Linus, no? Che è tuttora peraltro pubblicata, che non ha fatto altro che veicolare il successo di questa, del successo dei Peanuts e di Schultz, ma anche di altri fumetti, e trasformarli quasi in un fenomeno di costume. Io ricordo, per esempio, negli anni Ottanta, ero già ragazzino, cominciavano a venire fuori i primi gadget, no? I pupazzi di Snoopy, che è il famosissimo Beagle, e gli adesivi di Charlie Brown, la famosa coperta di Linus sul quale è stato detto e stato scritto tanto, anche Lucy, no? La sorella di Linus, che poi è diventata una sorta di femminista in sedicesimi. Quindi dagli anni 60 agli anni 80, quando vengono trasferiti in Italia i Peanuts, hanno la fortuna di impiantarsi in una società che aveva già vissuto il boom dalla fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60 e che appunto si popolarizzava, cioè le pubblicazioni, i fumetti, le altre vie, il cinema, le altre vie, il cinema italiano che viveva l'ultima sua fase gloriosa, si allargava grazie a una società ormai diventata ricca o più ricca, sì, e la radio, non dimentichiamo la radio che è fondamentale, all'inizio degli anni 60 c'è già il boom della radio e dei giovani in radio e quindi non possono far altro appunto che, come dire, veleggiare in mare aperto. Ecco, il tuo libro analizza il fenomeno dei Peanuts, analizza le sue caratteristiche. Ecco, l'hai intitolato Peanuts, una storia di lotta e di governo. Perché questo titolo? Ma questa è anche una mia deformazione, non solo mia, nel senso che una visione politica è, come dire, può essere una chiave di lettura non solo dei fumetti in generale, è una cosa sulla quale poi si è costruito negli ultimi periodi, cioè i fumetti non sono quello strumento di mera evasione, di mero sfogo agostano, piuttosto che, non so, dicembrino, ma sono veicolo di una cultura che è fondamentale sia da un punto di vista religioso, per esempio, qui non apriamo il discorso della cultura ebraica che ci sta dietro un certo tipo di cultura americana, del fumetto americano, che non è quella di Schultz, secondo me. E poi, soprattutto, dicevo, come chiedevi tu, la cultura politica. Cioè, Schultz è un cittadino medio americano, conservatore, che non fa altro che trasportare la sua visione del mondo in questa piccola comunità di ragazzini. E lo fa in maniera assolutamente geniale, perché chi legge o chi, come ho fatto io, in un certo senso studia i Peanuts, si rende conto che quella è una sorta di società perfetta che il conservatore Schultz non vuol far altro che contrapporre a una ipotetica e dal suo punto di vista ovviamente non ben vista società comunista. Cioè quella è una sorta di filo della storia raccontata attraverso i ragazzini che appunto non hanno un passato da rivoluzionari come potrebbe essere nel caso di una società comunista e che quindi vogliono mantenere il loro stato in maniera assolutamente armoniosa, senza appelli a rivoluzioni, senza appelli a ideologie
senza appelli a fine del capitalismo, fine della società moderna. È semplicemente una società nuova che si è in maniera evolutiva creata da se stessa. Però ovviamente, come scrivo nel libro, siccome Schulz era, come tutte le persone geniali, un dubbioso, è chiaro che qui e lì ci sono delle questioni che poi possono tutte, come dire, sono quasi tutte ecco sulle spalle di Snoopy, che appunto non è un essere umano, ma è un cane. E queste questioni rappresentano i dubbi che Schulz poteva avere sulla perfezione di questa società nuova. Ecco, come in molti casi di fumetti o cartoni animati c'è una narrazione dietro che manda dei messaggi a un vasto pubblico. In questo caso invece sembrerebbe che il pubblico sia molto ristretto, cioè che questa saga di fumetti nasca per un pubblico particolare, gli intellettuali. È vera questa intuizione? È verissima, certo, adesso chiaramente stiamo parlando del 1950, no? I Peanuts nascono negli anni 50, a metà degli anni, nel 64 arrivano in Italia, quindi, anzi nel 63, quindi è chiaro che a distanza di decenni è un po' tutto cambiato. In effetti è vero, perché questo tipo di fumetto, insieme ad altri fumetti poco noti, Pogo, che è Crazy Cat, come posso spiegare? Costruiscono una sorta di relazione, di transazione fra chi li legge e chi li scrive, che è abbastanza complicata, abbastanza complessa. Nel mondo per esempio, della psicologia, dell'umorismo, questi sono fumetti comici, naturalmente, per chi li abbia letti almeno una volta se ne renderà conto. Nell'ambito della psicologia e dell'umorismo c'è l'idea che fra una barzelletta e una storiella faccia ridere perché si crea un'incongruenza fra l'inizio della storiella e la fine, cioè la parte iniziale centrale si chiama setup e la parte finale si chiama punchline. E allora, se tu vuoi comprenderla fino in fondo, se tu vuoi farla tua, non devi fare altro che fare una ricostruzione al contrario, cioè l'incongruenza che si crea nella storiella costringe il lettore a ristrutturare la storia per cercare di trarne quella che poi è la morale che l'autore appunto vuol trasmettere. Quindi in questo senso, secondo me, è un fumetto per intellettuali, perché ti costringe, non sono battute grossolane, insomma. Dal mio punto di vista, nessuno, come per esempio Giorello, poi naturalmente in maniera assolutamente negli ultimi tempi in maniera assolutamente incontestabile ha appunto detto sia Topolino sia Tex sia altri fumetti non sono mai sostanzialmente, come dicevo appunto poco fa io, per ragazzi, ma veicolano le ideologie, le idee, i pensieri dell'autore. E quindi in questo caso Schulz, volente o nolente, lo era intellettuale. Ecco, per concludere, secondo te, in questo mondo globalizzato e guidato dai social network, Charlie Brown riuscirebbe a sopravvivere? Ma questa è una domanda molto difficile, perché chiaramente sono più domande in una. Io non credo che, io credo molto ancora nella carta stampata. Allora, dal punto di vista, diciamo, come dire, del mezzo, io credo molto nella carta stampata. Io non riesco ancora a leggere, magari chi più giovane di me lo farà, non riesco ancora a leggere i fumetti sullo schermo di un cellulare o su un computer. Ma questo probabilmente riguarda la mia cultura e la mia tradizione. Per quanto riguarda invece il tipo di idea che c'è all'interno dei Peanuts, secondo me moltissimo, perché c'è tutta una serie, qui la polemica è infinita, tu sicuramente la conoscerai bene, c'è tutto un tipo di cultura, chiamiamo conservatrice, reazionaria, che dagli anni 70 è stata completamente calpestata, perché sono stati portati avanti altri tipi di valori. Allora, questo tipo di cultura, che dove Charlie Brown, Linus, Lucy e lo stesso Snoopy hanno un loro ruolo fondamentale. Caspita, secondo me invece sarebbe importantissima. Sarebbe, secondo me, da rivalutare per come naturalmente la leggo io. Poi ogni fumetto chiaramente può essere, a dispetto di se stesso, anche di mera evasione.
Ma io ritengo che i valori conservatori che ci sono all'interno di questo fumetto e di altri tipi di fumetti possono essere sicuramente importanti, possono essere ancora letti da giovani e possono essere, come fece Umberto Eco dal suo punto di vista, a metà degli anni 60, o come ho fatto io, insomma, nel mio piccolo adesso, in questo qualche mese fa, possono essere oggetto di nuove esegesi, senz'altro. Il nostro consiglio per la lettura di questa settimana è sicuramente Peanuts, una storia di lotta e di governo di Marco Iacona, giornalista, saggista e per Algra Editore, una pubblicazione che vi porterà nel mondo della saga di Charlie Brown, ma sicuramente vi permetterà di esplorare il fenomeno, di questa serie di pubblicazioni. E a voi do appuntamento alla prossima puntata di Book Reporter. Thank you.